impegnandoci a dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione. In quest'ultimo quarto di secolo il ruolo dei partiti è stato travisato, dando al concetto di partito un significato divisivo, secondo il quale si è tanto più partito quanto più ci si colloca o di qua o di là. Noi socialisti continuiamo a sostenere che il concetto di partito è invece unitivo e tale deve essere la loro azione, in particolare in momenti di grande solennità, solennità istituzionale, come quello della riforma di oggi, come insegna la grammatica della politica democratica. Per questa ragione crediamo che sia indilazionabile l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione mentre ci accingiamo a cambiarne tanti articoli. Grazie. La ringrazio, deputata Locatelli. E adesso do la parola alla deputata Renata Bueno. Prego, deputata Bueno. Grazie Presidente Boldrini, cara Ministra Boschi, cari colleghi. Io veramente non mi ero preparata per intervenire, ma ieri sera in quest'Aula, sentendo il relatore Sana che ha parlato di tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi e soprattutto sentendo anche il nostro Primo Ministro Matteo Renzi, che diceva tecnicamente tutti i punti lavorati e soprattutto il risultato che si raggiungerà nei prossimi mesi, nel futuro, per tutti i cittadini di questo Paese, io ci ho tenuto indispensabile manifestare qui queste emozioni. Emozioni non solo per me, che sto qui, per la prima volta in questo Parlamento, ma rappresento il Sud America, che passa anche il Sud America per un momento molto importante. La democrazia di pensare che oggi si fa qui il voto finale di un'Assemblea Costituente, che questa Camera dei Deputati farà l'atto finale, che poi rimane soltanto in attesa di questo referendum confermatorio, ma soprattutto pensare che anche il Brasile passa per un momento di crisi politica, è un momento molto delicato, in cui la democrazia è stata chiamata tramite l'impeachment dell'attuale presidente Dilma Rousseff. È un momento delicato, sì, ma che anche lì la Costituzione garanti a tutti i cittadini brasiliani il diritto di sciogliere la presidenza della Repubblica e futuramente di convocare nuove elezioni. Sono due momenti delicati. Qui molto positivo perché vedo e credo nel futuro di questo Paese, credo nel futuro di un Paese che ha in mani la gestione un Primo Ministro che è giovane, un Primo Ministro che è molto determinato e soprattutto che ha un governo forte sulle sue spalle. E pensare anche in Sud America che tramite il Brasile passa anche lì per una maturità politica che sicuramente cambierà la realtà di quel paese e che garantirà anche così il futuro di tutti i cittadini che se lo meritano. Noi che siamo italiani e rappresentati, che viviamo all'estero, siamo qui sicuramente molto attenti a queste riforme, soprattutto perché noi con la riforma del Senato perderemo anche i nostri rappresentanti al Senato. Nell'interpretazione delle leggi che verranno ad essere cambiate, sicuramente non terremo più i nostri senatori, però anche perdendo questa importante rappresentanza, per noi vale la pena pensare che l'Italia guadagna e che guadagna e che guadagniamo tutti noi. Grazie. Grazie deputata Bueno. Adesso è iscritto a parlare il deputato Albrecht Plunger. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, signora Ministra, rappresentanti del Governo, il voto della Camera dei Deputati che conclude l'iter parlamentare della riforma costituzionale apre il nostro sistema istituzionale e legislativo ad un nuovo modello parlamentare e di governo. Ciò non ha avuto precedenti nella storia repubblicana, giacché sono stati numerosi i progetti e le commissioni bicamerali che non hanno avuto alcun esito nel corso delle precedenti legislature. Le autonomie speciali hanno coerentemente contribuito alla riforma, che porta al sistema parlamentare e di governo
oltre il bicameralismo paritario, configura il Senato come nuova Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali e interviene nella revisione